Il processo di trasformazione delle materie prime in campo alimentare può diventare fattore di crescita per l'economia nazionale. E questo è il messaggio partito dalla tavola rotonda sull'alimentazione e i prodotti della terra tenutosi nell'ambito delle iniziative legate al ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro. Cibo, alimentazione sostenibile, enogastronomia e economia del territorio sono state al centro del dibattito che ha visto la partecipazione del presidente del Napoli Calcio Aurelio De Laurentiis, dello chef pluristellato Nico Romito e di imprenditori impegnati nel campo della ristorazione e della produzione vitivinicola. I numeri del settore testimoniano il peso sull'economia nazionale. Ogni anno l'Italia esporta cibo per 45 miliardi di euro ed è per questo che tutto il processo di trasformazione diventa centrale per pensare ad uno sviluppo duraturo del settore. E proprio dell'importanza del territorio ha parlato Nico Romito, che della valorizzazione della tradizione legata alla qualità ha fatto il suo credo. Io ricordo tanti anni fa quando andavo a fare i primi congressi internazionali e era difficile spiegare dove era l'Abruzzo. Oggi quando dico Abruzzo, Castel di Sangro Abruzzo, naturalmente il territorio inizia a essere conosciuto. Negli ultimi anni, ma ricordo benissimo anche l'anno scorso, tantissime testate internazionali di turismo che trattano cibo, trattano vino. Hanno e stanno ancora dedicando degli spazi enormi su queste riviste perché l'Abruzzo è una regione che deve essere ancora conosciuta da moltissime persone. E devo dire con il lavoro che io sto facendo, i miei colleghi stiamo facendo, il mondo del vino, la politica stesso, che ha capito quanto è importante creare delle sinergie e creare un'unica squadra, questo territorio con queste caratteristiche diverse nell'arco di 100 km, si passa dalla montagna al mare, tutto questo si porta dietro, quindi biodiversità, cucine diverse, vini diversi, territori diversi, scala diversi, è la nostra grande forza. L'abbiamo capito tutti, non abbiamo più quell'approccio di prima, di 10 anni fa, che ci sentivamo più piccoli degli altri, ma oggi siamo consapevoli di quanta forza insieme possiamo fare, ma soprattutto di quanto è bello il nostro territorio. Con tutte le varie personalità del territorio che dialogano in maniera diversa. Quindi queste diversità messe a sistema diventano la nostra grande forza per il futuro e già si sta verificando, quest'estate si è verificata che l'Abruzzo è stata una delle regioni più visitate.